consiglio dei preferiti, si parlerà solo di Freya. Lei è la mia preferita del mese. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Un video speciale perché è il preferiti del mese di dicembre. Dicembre è uno dei miei mesi preferiti, soprattutto perché c'è il Natale, quindi io adoro tutte le feste natalizie. Iniziamo con i preferiti di dicembre. Come skincare ho questi tre prodotti Heisenberg. Devo dire che la mattina quando mi sveglio vedo dei benefici, non dei grossi benefici, ma vedo comunque che fanno la differenza. Infatti li ho voluti includere in questo mese dei preferiti perché sono quelli che ho utilizzato per questo mese e mi sono piaciuti. Il primo prodotto è questo qua, sempre di Heisenberg, il gel contorno occhi, ed è un gel abbastanza corposo, molto fresco, che va steso con le dita normalmente, con questo applicatore a pompetta, quindi veramente ne basta pochissimo perché è davvero tanto tanto ricco. Le occhiaie stanno schiarendo poco alla volta, insieme all'altro prodotto dello scorso mese mi stanno aiutando tanto a schiarire questa zona che è sempre scurissima e non ce la faccio più, perché ogni volta che sono struccata sembra che mi hanno tirato dei pugni negli occhi e non ce la faccio più. Il secondo prodotto che sto utilizzando per il viso invece si chiama Emulsion Secret Premier Riz. È una specie di emulsione che reidrata e rigenera la pelle, e devo dire che questa qua è molto buona. E poi dopo applico la crema vera e propria, che questa qua è una crema antistress, crème fondant si chiama, ed è una crema antistress, infatti è molto molto corposa, sembra quasi un burro. Mi piace tantissimo perché va a idratare, sento proprio la pelle che si beve questa crema e mi piace tanto. Passando al make up, il primo prodotto che vi faccio vedere, che ho utilizzato tantissimo nel mese di dicembre perché l'ho ricevuta nell'ultimo periodo di dicembre, è la Sweet Peach Palette di Too Faced. Su Snapchat di Sephora Italia vi ho ricreato un make up e ve ne ho parlato appunto meglio nel dettaglio, perché mi è stata regalata da Sephora direttamente. Sono stata forse l'unica ad averla ricevuta proprio per quell'animazione di questo mese, e sono contentissima di questo perché la desideravo un sacco. Ho visto le foto, ho visto il video promo di Too Faced ed ero tipo con la bavetta alla pesca. Sa di pesca, è una cosa buonissima. Infatti, come sapete, le chocolate bar sono di cioccolato, la Semi Sweet sta sempre di cioccolato, tutti i prodotti diciamo di Too Faced sanno di dolci, cioccolato, tutto quanto. Questa sa proprio di pesca ed è buonissima. Ha una scrivenza molto buona e niente, il profumo io me la mangerei. Altro prodotto che mi mangerei dalla gioia, perché è proprio figo, non perché è buono ma perché è figo, è il Gacha Covered di NYX, credo di averlo detto giusto, è il numero 02 Light Clair. E questo qua, tra tutti quelli che ho ricevuto all'evento di NYX, è quello che si sposa perfettamente con l'incarnato, con il mio incarnato favoloso. Infatti l'ho quasi praticamente finito perché lo utilizzo tutti i giorni, ne basta veramente poco. Ma cos'è sta mosca? Quando giro video arrivano insetti strani, basta che non vengono le cimici, perché veramente mi metto a urlare. Corposissimo, è super idratante, rimane idratante in tutta questa zona appunto dove l'ho andata a stendere per tutta la giornata senza fare pieghe. Uno pensa, ok, è molto corposo, molto idratante, si sposterà durante la giornata. No, non cola, non succede niente, rimane lì e continua a coprire la vostra occhiaia. Altro prodotto che sto utilizzando tantissimo insieme a questo, sempre di NYX, il No Filter, che è una cipria molto coprente. E tra tutte le ciprie che ho provato, questa qua non mattifica, cioè non secca, rimane comunque vellutata e dona alla pelle veramente un effetto quasi satin. Mi piace tantissimo e oh, sono innamorata di questi prodotti. Questo qua è la tonalità 01, è chiarissimo, mi sta da Dio, che belle queste tonalità che mi vanno bene. Altro prodotto make up che sto utilizzando da quando li ho ricevuti sono i Velvet Ink di Mula, che sono le tinte colorate matte, veramente bellissime, e mi piacciono tantissimo perché sono state riformulate e devo dire che la differenza si nota tantissimo. Io ho ancora quelle vecchie, le ho swatchate comparandole e veramente si nota un sacco la differenza, mi piacciono tantissimo. La mia preferita, quella che sto utilizzando più di tutti, è la 01, il mio Birthday Sweet, ed è favolosa. Come prodotto capelli vi menziono questo, che è l'Arctic Fox Virgin Pink, che è quello che ho praticamente da un po' di mesi, anzi da un po' di mesi, da un po' di settimane, che è questo qua, che io diluisco due noccioline di questo con un sacco di balsamo bianco, non colorato, bianco, tipo quello dell'ultra dolce, insomma, basta che sia un balsamo, meno ne mettete più pastello diventano, e durano ovviamente di meno. Devo dire che l'Arctic Fox io lo utilizzo da un anno e mezzo, è la marca della vita se vi volete fare questo tipo di capelli, non lascia colore, non macchia cose, non perde colore anche se li lavate, ne perde veramente pochissimo. So che forse rispedisce di nuovo in Italia. Arctic Fox stessa mi ha detto
che li vendono anche su Amazon, quindi basta andare su Amazon e li trovate. Come bevanda, mi dispiace, qua rimango ferma nella mia posizione, il solito caffè americano macchiato con latte di soia. Questa volta ho aggiunto il Baked Apple, che in questo momento ce l'ho di là, non ve l'ho neanche filmato da mettervelo qui, comunque quello che si comprava alla Lidl tempo fa. E poi il... avete presente il macinapepe? Ecco, dentro a sto macinapepe, sempre del Lidl, c'è la vaniglia con i granelli di zucchero, con le granella di zucchero, quindi voi andate a tritare il tutto e viene vaniglia e zucchero insieme. Io lo utilizzo nel caffè americano per dargli questo aroma alla vaniglia e sopra, oh mio Dio come parlo, e sopra al latte di soia ci faccio una spolverata di cannella e sugar apple, che è questo mix di zucchero alla mela. Come accessori, questo che è un elastico di Pull&Bear che sto utilizzando tantissimo, veramente tantissimo. Sta durando perché io gli elastici li tratto veramente male, ci faccio nodi su nodi e devo dire che questo sta reggendo bene. Ne avevo presi due a 4 euro, questo è quello azzurro, solo che con i capelli rosa secondo me questo ci sta da Dio. Quindi. Poi il Pandora, che Andrea mi ha regalato per Natale, non me lo aspettavo proprio per niente, perché Andrea non è tipo da queste cose, cioè nel senso io non sono tipo da queste cose. A Natale ho ricevuto questo Pandora con questi bellissimi ciondoli charms attaccati, con un cupcake che, cioè, mi piacciono i dolci, quindi mi ha preso il cupcake, che dolcino, poi questo unicorno perché io sono un unicorno poi questo cuore con il simbolo della bandiera americana, perché io adoro gli Stati Uniti d'America da sempre. E quindi niente, questo è stato il suo regalo di Natale, l'ho apprezzato tantissimo, soprattutto perché non me lo aspettavo, dato che non sono tipo da queste cose. Quindi ricevere un gioiello, che non sono neanche tipo da gioielli, ricevere una cosa del genere mi ha veramente fatta rimanere tipo così. Ho detto, oh mio Dio amore, ma che cosa mi ha fatto? E quindi è stato dolcissimo lui, quindi grazie amore mio. Per il computer che ho comprato durante il Black Friday, e questo Black Friday, come l'ho detto, questo qua è un porta MacBook da 15 pollici, infatti è enorme come vedete, e ci sta perfettamente finalmente il mio MacBook. Non so se vi ricordate, io avevo il problema del mio porta MacBook che era enorme, avevo preso la media World, quello viola, bruttissimo, pagato tra l'altro l'ira di Dio. Questo qua invece è costato 20 sterline ed è bellissimo, morbidissimo, e ci sta perfetto, quindi non lascia tipo spazi dentro dove vi scivola il computer, ma rimane perfetto ed è stupendo, cioè veramente è stupendo. Vi avevo detto che l'avrei inserito nei preferiti, è il mio zaino della vita, è lo zaino carro armato, ci potete fare veramente viaggi assurdi con questo e metterci dentro il mondo, perché ha questa cosa quadrata, questa forma quadrata, e queste due taschine laterali per metterci bottiglie d'acqua, ombrelli, veramente qualsiasi cosa. E all'interno di questa tasca, poi, che sta dalla parte del retro, quindi che poggia sulla schiena, ci potete mettere anche il computer, perché questo qua appunto è il Fjällräven Kanken da 15 pollici, la colorazione sand, che è praticamente introvabile, infatti non vi dico che casino ho fatto per trovarlo. Io lo adoro, veramente ne comprerò altri sicuramente perché mi piace tantissimo. Altro accessorio è la mia nuovissima videocamera per i vlog, e secondo me è la migliore videocamera dei vlog di sempre. Questa qua è la Sony RX100 Mark V, la nuovissima Sony RX100 Mark V, perché è uscita da novembre del 2016, appunto, di quest'anno, non ormai dell'anno scorso. Oh, che bello, lo volevo dire questa cosa! Ed è bellissima, veramente, è super piccola, compatta, fa delle riprese pazzesche, infatti i miei weekly vlog nel canale Fairland, che vi consiglio di iscrivervi, attivare sia su questo canale sia su Fairland la campanellina delle notifiche di fianco all'iscrizione, c'è appunto questa campanellina, attivatela in entrambi i canali se volete essere aggiornati sui video che carico, e avere la notifica, perché molte persone se li perdono e molte persone si sono perse il canale nuovo. Vi consiglio di andarli a vedere, soprattutto gli ultimi video che ho fatto con questa, perché è pazzesca veramente, posso fare degli slow motion pazzeschi, posso fare delle riprese assurde, c'è la steadicam integrata, cioè wow, veramente la videocamera della vita, costa parecchio ma li vale tutti. Come canzoni qui non vi metto una lista delle solite canzoni, ma vi invito a seguire la mia playlist che trovate su Spotify. Infatti volevo inserire sia come canzone del mese anche come app del mese Spotify Premium, che l'ho aggiornato, appunto ho fatto l'upgrade a Premium per 3 mesi perché c'era l'offerta a 99 centesimi, e mi sono scaricata anche la mia playlist così da sentirla offline, dopodiché lo disattiverò perché 9,90 euro al mese non li spendo, ma neanche, piuttosto mi faccio Netflix per tutta sta cifra, se no continuo a utilizzarlo tranquillamente gratis nella versione free. Però comunque seguite la mia playlist, ve la linko qua sotto nell'info box, e scoprirete tutte le canzoni del momento che sto ascoltando.
Come film serie TV invece, Una mamma per amica, ve lo cito ancora, un film che ho visto ultimamente che mi è piaciuto. Sì, mi è piaciuto, non è un filmone della Madonna, non è niente di che, però è uno di quei film che quando non sapete che cosa fare la sera, che magari volete guardare uno di quei film tranquilli, questo è il film tranquillo della serata, ed è con Jennifer Aniston, Shay Mitchell. L'ho guardato perché volevo vedere come recitava in un'altra parte Shay Mitchell, ero troppo curiosa. Poi io adoro Jennifer Aniston ed è una gran figa, cioè rimane sempre figa, non ce n'è. Mother's Day è stato il film che ho visto per il mese, nel mese di dicembre. Dopo svariati starnuti ce la posso fare. Gloria, non ti ammalare. Spero che questo video vi abbia tenuto tanta compagnia. Fatemi sapere quali sono i vostri preferiti. Scambiamoci i preferiti. Fatemi sapere i vostri nei commenti. E se vi è piaciuto questo video, fate un bel mi piace, così so che vi è piaciuto e continuerò a fare i miei preferiti. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!